Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in un nuovo video. Siamo qui a Almè e niente, adesso andremo a fare la recensione del Fuselli dei botti di Capodanno e niente, vi lascio Mi parlare. raccomando, ragazzi, lasciate like al video, Commentate. commentate, fateci sapere se i botti vi piacciono, anche proprio l'armeria, se vi piace come armeria. Noi pensiamo che sia una delle armerie più belle della valle. Non solo per i botti, ma anche per tutte le cose, pesca, caccia, c'è Sì. tutto lì. E nulla, fateci sapere sotto nei commenti se vi piace il video e Condividetelo. condividetelo, fatelo girare perché davvero ne vale davvero la pena, raga. E Iscrivetevi al iscrivetevi. canale. Bella, ragazzi. Alle feste natalizie di fine anno e noi della Fuselli Sport in via Italia Almè Bergamo siamo da oltre 40 anni distributori di fuochi d'artificio. Tengo a precisare che noi vendiamo solo fuochi legalmente consentiti, omologati, soprattutto roba di importazione, non è roba costruita in Italia che molti sono abusivi. Distribuiamo anche delle locandine dove si spiega bene come vanno usati. Per avere la sicurezza che non succedano degli incidenti. Vendiamo i razzi, sono razzi, si parte dal razzettino piccolino, si arriva al razzo più grande, che sono questi qua. Sono tutti fuochi classificati F2, che vuol dire che si possono vendere ai maggiorenni. Questo è importante. Ma io che consiglio di più quando uno fa l'acquisto di acquistare gli spettacoli perché sono quelli più sicuri, i più belli, i meno impegnativi e sono completi di botti, fischi, colori e tutto. Si parte dalla tortina da 15 euro a 36 colpi per esempio, si va fino anche alla torta da 200 colpi che sono veramente stupende, durano anche alcuni minuti. Sempre roba che è consentita, classificata F2, tengo a precisarlo perché è importante. Fuselli Sport è da tanti anni sul mercato per vendere fuochi d'artificio. Fuochi venduti in totale sicurezza in quanto sono classificati F2. Ci tengo a precisare che è molto importante la sicurezza mentre si sparano i fuochi, sia per il luogo in cui si vanno a sparare, sia chi li spara. Cosa essenziale che voglio ricordare è che devono stare lontani da fonti di calore e soprattutto dai bambini, perché nonostante un fuoco può sembrare innocuo, in mano ad un bambino la polvere diventa veramente pericolosa. Ci sono due categorie, ci sono i razzi, che quando si sparano, che è importante munirsi di un tubo, un semplicissimo tubo da impiantare nella terra, e il fuoco, il razzo che va messo in questa posizione. Si toglie il tappo di sicurezza, si pone e bisogna direzionare il razzo nel cielo, sicuramente non vicino a palazzi. Consiglio questo genere di fuoco a spazi molto ampi, lontani da case e da palazzi, ma anche lontano da boschi, perché gli incendi al giorno d'oggi ce ne sono tanti. E la sicurezza, ci tengo a dire, deve venire prima di ogni cosa. Si fa scendere il razzo, lo si appoggia, lo si dà la direzione e lo si accende. Ci si allontana, tutti ci si devono allontanare perché quando lui parte emette delle scintille che possono essere infiammabili. Questi è un tipo di fuoco, ma quello che più consiglio sono delle famose torte, spettacoli. Torte che possono essere
di vari prezzi e di varie dimensioni. Più alto il tubo, più è largo, più l'effetto è bello. Si parte comunque da spettacoli così piccolini, da 36 lanci fino ad arrivare a 200-300 colpi. Il sistema di accensione però è sempre lo stesso, quindi si prende il nostro spettacolo, lo si toglie da questo involucro, dove i fuochi legali tutti hanno questo involucro, perché è una carta che in caso di incendio lo fa ritardare. È una carta in polipropilene che va tolta solo al momento dello sparo. La si toglie, ovviamente il fondo è quello senza colore. Lo si posiziona anche questo in un luogo dove comunque c'è spazio, sia in altezza che in larghezza. Lo si posiziona e si va a accendere la miccia. Sono dotati ormai tutti di due micce, una di accensione e una di riserva. Prima si accende questa di accensione, in caso fuoco non parta si accende quello di riserva. Se proprio non dovesse partire, è meglio lasciarlo fermo sul terreno fino al giorno dopo, prima di raccoglierlo. Vi aspettiamo allora alla Fuselli Sport ad Almè, in Via l'Italia, che da Bergamo porta in Val d'Orbana, siamo proprio sul provinciale, e a tutti i nostri clienti che effettueranno una spesa dei 100 euro o superiore ai 100 euro ci sarà uno sconto del 10%. L'occasione per augurarvi buone feste e buon anno! And